Siglare doppiette nei derby non è esattamente il pane quotidiano di Federico Giraudo. L'esterno ex Torino ha timbrato la partenza a raggio del Cesena con due reti che hanno messo a nudo tutti i limiti difensivi del Ravenna nel match di Coppa Italia. Sì, diciamo che è stato bello perché è da tanti anni che non provo più questa emozione. Avevo segnato in primavera, l'ultimo mio anno di primavera, poi negli ultimi 2 anni non avevo più segnato. Quindi è stata una bella emozione, una bella liberazione anche personale. E poi ci terrei appunto a dedicarli alla mia famiglia e in particolare a Brunetti, a cui dedico anche la vittoria, insomma, e questi due gol perché ci tengo veramente, perché so cosa è passato, perché è capitato anche a me di una cosa simile ed è stato veramente un esempio incredibile che oggi lui sia sceso in campo e la prestazione che, insomma, che abbia offerto. È tornato a fare gol anche Manuel Sarao, abile tanto a conquistarsi quanto poi a trasformare il rigore della staffa. Sicuramente è importante per un attaccante segnare. Mi manca il gol su azione, ma ci lavoro in allenamento. Con tutto me stesso, quindi sono sicuro che come sono sempre arrivati, arriveranno spero e credo il prima possibile.